C'è questa volontà di passare la mano, chiaramente passare la mano a persone, l'ho sempre detto, più serie di me, perché io sono pescarese e quando giro per la città un domani vorrei essere non preso di mira perché magari ha lasciato la squadra in mano a qualcuno che lo riporta dove l'abbiamo preso. E quindi quando arriveranno questi imprenditori che io riterrò capaci di sostituire quelle che sono le nostre garanzie, soprattutto le mie e quelle di Bankowski, perché sono le uniche che sono rimaste, e allora ci sarà sicuramente il passaggio di mano. Ganz e Vido sono i primi nomi praticamente ormai quasi del Pescara. No, quasi del Pescara non c'è nessuno se non quelli che abbiamo fatto, perché purtroppo a differenza di quello che pensa qualcuno, quando esce la notizia che il Pescara è su qualche giocatore poi ci vanno tutti, e quindi io fin tanto che non ho i contratti firmati non dico Ganz non è del Pescara, Vido non è del Pescara, sono due profili che piacciono al Pescara come ce ne sono tanti altri in lista e che evidentemente non sono usciti e per fortuna non usciranno, e quando saremo pronti con le carte firmate allora annunceremo i nuovi giocatori del Pescara. Zeman ha chiesto una sorta di repulisti generale per quanto riguarda il mercato, rimarranno in pochi, ma ci sono invece, Presidente, tanti giocatori sotto contratto e altri torneranno per fine prestito. Ma questo di Zeman che ha chiesto di togliere tutti è un'altra bella barzelletta pescarese, perché Zeman è un allenatore molto intelligente, sa di avere una squadra che già oggi è importante per la categoria e chiaramente sa anche però che ci sono ragazzi che hanno delle richieste, quindi nel caso in cui dovessero partire certi giocatori ne arriveranno altri. Diversamente io, Zeman e tutto lo staff siamo già soddisfatti della rosa che abbiamo. Per quanto riguarda il numero di giocatori, ve lo ribadisco di nuovo, escono numeri che, dall'8, perché 50 giocatori noi non ne abbiamo mai avuti. Ne avremo 25 o 26 di quelli che sono in odore prima squadra, ne avremo 7-8 che devono rientrare dai prestiti, che sono ragazzi. Qualcuno addirittura di quelli che leggo sui giornali non sono neanche più del Pescara, quindi non siamo preoccupati da questo punto di vista, perché quelli che rientreranno, se rientreranno, hanno già la possibilità di andare a giocare altrove, e quindi come usciranno dei giocatori importanti, entreranno dei giocatori importanti.